Non ci sono parole, è stata paura, ansia, tutto un insieme di cose che non si possono spiegare, che non so spiegare. Quando è arrivata la polizia a casa mia, alle 7 di mattina, mi è crollato il mondo addosso. Non mi davo una spiegazione. Dicevo, perché mi ha fatto questo? Perché proprio a me? Avevano fatto un video di quello che era successo. Io in quel video non mi riconoscevo. Non ero più io. Il reato non è solamente la violazione di una norma, è un fatto, un evento che provoca conseguenze negative nella vita delle persone che lo vivono, sia direttamente che indirettamente, e che provoca insicurezza nella comunità. Normalmente si parla di reato in termini di violazione della legge. La giustizia tradizionale ne ricerca il colpevole e lo punisce. La giustizia riparativa propone invece che, in modo complementare al procedimento penale e fuori dall'aula di un tribunale, le persone possono trovare uno spazio di accoglienza e di ascolto nel quale ci si pone domande diverse. Cosa hanno vissuto le persone coinvolte in quel fatto? Quali sono state le conseguenze del reato nella loro vita? E in che modo queste conseguenze possono essere riparate? Attraverso queste domande, la giustizia riparativa permette uno sguardo nuovo sul reato e una reazione diversa ad esso. Permette alle persone coinvolte, attraverso il dialogo, l'ascolto e l'incontro con l'altro, di ridefinire la propria personale esperienza. Mi è arrivata questa proposta. Mi hanno detto ti faremo parlare con la vittima. E io ho accettato subito. Stavo cercando qualsiasi modo per riparare a quello che avevo fatto. Volevo fare una semplice domanda a tutti e tre. Gli volevo chiedere perché. Volevo trovare un aspetto razionale in qualcosa che di razionale non ha niente. Ho deciso di fare questo percorso per non trovarmi ad avere sempre un pensiero fisso del tipo, però se li incontro per strada. La cosa che mi ha spinto era che non riuscivo a vivere con il senso di colpa. Avevo fatto un torto ad una persona che non conoscevo nemmeno. Per andare avanti dovevo chiudere con il passato, lasciarmelo dietro, e quindi anche riuscire a guardare quel ragazzo con gli occhi non di prima, ma di una persona normale. La decisione di partecipare ad uno dei programmi possibili di giustizia riparativa è una decisione spesso difficile, perché è un impegno dal punto di vista emotivo e perché la giustizia riparativa è una proposta in controtendenza rispetto al sistema tradizionale. Siamo abituati infatti ad un sistema in cui la vittima e il responsabile del reato vengono allontanati, separati, contrapposti. La giustizia riparativa invece propone loro di partecipare attivamente e insieme ad un dialogo che permetta di costruire qualcosa di nuovo. È una proposta dunque che avvicina invece che allontanare. Una proposta che mette in relazione ma senza giudicare, volontaria e mai imposta. La decisione di partecipare ad uno dei programmi di giustizia riparativa può maturare subito o richiedere tempo. E questo tempo la giustizia riparativa lo concede e lo rispetta. Lo vedi dal vivo, dici va bene, ok, che ora siamo tutti quanti qui, discutiamo e poi arriviamo a una conclusione. Pensavo che lei volesse spiegare tutta la sua rabbia. Invece ci siamo messe a piangere entrambe. Ci siamo capite a vicenda. All'inizio non sapevo come prendere il discorso, poi abbiamo parlato per oltre 2 ore. È stato un confronto su cosa era successo, pacifico, non distruttivo, molto semplice, dove non ci sono né insulti, né giri di parole troppo forti, né troppo deboli. Sentire come raccontava il fatto lei, quello che aveva sentito, quello che aveva provato, mi ha fatto capire tantissime cose. Ero arrabbiato, volevo fargli passare i guai, pensavo.
se non con i pugni, con la denuncia. Con la mediazione è cambiato tutto. Dopo eravamo fuori a scherzare su alcune cose della scuola, come fossimo amici. Io non avevo capito lo sbaglio, pensavo di avere ragione. Poi ho scoperto che non avevo tutta questa ragione. Scegliere di incontrare l'altro in un percorso di giustizia riparativa vuol dire accettare di lasciarsi destabilizzare da un altro punto di vista, da altri occhi, da un'altra storia e accogliere un'altra narrazione. Alcune volte può voler dire accettare di rendere il proprio dolore una porta attraverso la quale entrare in relazione con l'altro. Il dolore per le conseguenze inflitte o subite è un elemento che rende possibile un contatto umano, perché è comune a tutti i partecipanti e ciascuno nell'incontro può trovare uno spazio per esprimerlo, raccontarlo e trasformarlo in qualcosa di nuovo. È come se le persone ad un certo punto si dicessero: io ho bisogno di te per capire che cosa è successo e che cosa mi è successo e per poter andare oltre. Sebbene l'incontro sia un momento difficile, perché è il momento dell'imbarazzo, della paura, della vergogna, dell'incertezza, esso è anche il momento dell'autenticità e in quanto tale può essere capace di portare sollievo. Costituisce un'occasione unica attraverso la quale le persone possono trovare risposta ai bisogni di chiarezza, di comprensione, di riconoscimento e di riparazione. Non avevo più quella paura, perché attraverso il parlare, l'ansia e la paura le ho messe da parte. Mi sono sentito più sollevato, proprio dentro, elaborare il fatto, capire cosa è successo. Mi è servito per stare bene. Mi sono sentito come se mi fossi tolto un peso di dosso. Ho capito il mio sbaglio. Nella mia testa capivo che non era giusto quello che avevo fatto. Avevo capito il mio errore, ma con la mediazione sono riuscito a comprendere meglio come si è sentita lei. Mi sono sentita compresa. Se una persona ti dimostra di aver capito il suo sbaglio, non penso che debba essere condannato. Se ha capito, penso che possa bastare. Ho visto l'autore in un'ottica totalmente diversa. Ho visto una persona normale, che ha avuto una debolezza che lo ha portato ad essere aggressivo. Dopo siamo anche usciti a prendere un caffè. Questo percorso mi ha fatto capire che non sono la persona più importante del mondo. Ci sono tutte le altre persone. Se tornassi indietro ora, non lo rifarei più. Non sono più quello di prima. Al responsabile del reato, la giustizia riparativa consente di maturare una responsabilità di tipo relazionale. Non solo una responsabilità rispetto al fatto commesso, ma una responsabilità rispetto alle conseguenze di quel reato nella vita dell'altro. Sono riuscito a comprendere meglio come si è sentita lei. L'assunzione di questo tipo di responsabilità è resa possibile dal dialogo, e cioè dall'opportunità di ascoltare l'altro mentre narra la propria verità. Alla vittima del reato, la giustizia riparativa permette di far ascoltare la propria voce, permette di esprimere la rabbia, la sofferenza, la delusione e di poterle trasformare sentendo riparata, per quanto possibile, la ferita. Tutti i partecipanti, attraverso la narrazione e l'ascolto del vissuto dell'altro, possono vivere un'esperienza di umanizzazione. Da un lato, il reato si fa persona, con il suo carico emotivo e le conseguenze subite. Dall'altro, il mostro, la persona che mi ha fatto del male, diventa l'altro seduto di fronte a me, che mi ascolta ed esprime dei sentimenti. Non servono necessariamente grandi discorsi. Anche la semplicità di poche parole può aprire varchi inaspettati. Se hai un conflitto e fai denuncia, ci sarà un secondo conflitto in tribunale e aumenti la carica fra le due parti. Sulla carta, qualcuno decide chi ha ragione e chi ha torto, ma non risolve per la vita di tutti i giorni. Invece, la giustizia riparativa risolve davvero il conflitto. Dovrebbe essere questa la giustizia.
non devi solo pagare per l'errore che hai fatto, devi capirlo, lo sbaglio che hai fatto. Io l'ho capito grazie al centro di mediazione. È una cosa che ti solleva il cuore. Prima la giustizia era qualcosa del tipo chi rompe paga. In tribunale ognuno cerca di difendersi. Invece qui si trova una strada comune. Magari lui deve pagare lo stesso i danni, però invece che puntare il dito è meglio fargli capire dove ha sbagliato. Se non lo ha capito prima, ora capiamo insieme. Mi sembra una possibilità migliore. La giustizia riparativa fa in modo che le cose non si ripetono. È quello che dovrebbe fare la giustizia, no? Ci sono state delle cose grosse che non si dovrebbero minimizzare, ma anzi arricchire con parole più giuste. La giustizia per me è un processo che dovrebbe portare il mondo a essere un posto migliore, favorendo l'interazione tra le persone. Direi questo.